È un dolore grandissimo. Il capitano che è morto era un valorosissimo pilota della sperimentale, che è il nucleo, uno dei nuclei di punta dell'aeronautica, sono coloro che sperimentano gli aerei per tutti gli altri. Ovviamente dovremo ancora verificare quali sono state le cause, però è stato drammatico vedere il momento in cui si è inabissato e pensare che a guardarlo c'erano non solo moltissime persone, ma anche la sua fidanzata e la sua mamma.